Anche il coronavirus, afferma il conte di Avellino. Quindi noi possiamo dare la cura del professor Saviano, la possiamo mettere in tutta Italia, come si ferma il coronavirus. Però Avellino e il CONI Campania restano sempre in prima linea nell'abbinare sport a cultura, a integrazione. E quest'anno questa manifestazione è ancora più importante, non solo perché malgrado tutte le grandi difficoltà si riesce a farla, ma perché quest'anno per gli sport minori è un'occasione ancora, come dicevo, più importante, perché vedete, io penso che a settembre, anche se dovesse fortunatamente sparire il coronavirus, resterà l'emergenza sportiva, perché i genitori avranno paura a far fare ai ragazzi sport, e tanti sport tradizionali gettonatissimi di squadra sicuramente saranno evitati. Quindi questo è il momento per gli sport minori, dove non esiste pericolo di contatto, eccetera. Cioè, parlo badminton, squash, tennis tavolo, ciclismo, tutti questi, il tennis, questi sport singoli, è il momento di farsi conoscere. Perché un domani, quando i genitori vorranno trovare delle alternative a sport che ritengono pericolosi, sapranno dove andare. Quindi diventa una vetrina ancora più importante. Approfitto oggi per dire per la prima volta una notizia che penso importante. Voi sapete che con le università siamo stati a stretto contatto con la Regione Campania, con i comuni, anche con quello di Avellino. Siamo venuti qui con De Luca a inaugurare il campo CONI. E una delle priorità della politica, sia sportiva che della politica, è quello proprio di non solo di preservare gli impianti, ma anche di renderli funzionali. Proprio in questi giorni, come CONI, e lo dico oggi per la prima volta, abbiamo raggiunto finalmente un accordo con la Regione dove tutte le attrezzature delle Universiadi verranno date in questi giorni al CONI perché le distribuisca alle federazioni, perché è importante non solo avere strutture adeguate, ma anche strutture funzionali dove si possano organizzare manifestazioni nazionali e internazionali. Ma il CONI regionale sarà sempre vicino, già da adesso noi faremo tutta un'azione anche di informazione sulle famiglie che fanno sport, le aiuteremo e soprattutto insieme agli sport di squadra si stanno predisponendo dei protocolli che prevedano degli allenamenti particolari anche per gli sport di squadra che evitino la vicinanza fra i ragazzi. Naturalmente dobbiamo essere distanziati, io l'ho scritto pure nell'invito che ho inviato alle varie società sportive. E secondo me non è che perde il suo filo rosso, naturalmente legato a sport, associazioni, volontariato, istituzioni. Io mi preme ringraziare, oltre a tutte le associazioni, alle federazioni, sia degli enti di promozione sportiva che delle varie federazioni, soprattutto tutto l'associazionismo di volontariato, a incominciare dalle Prologo per finire alla Misericordia, alle Guardie Ambientali e a tante altre. Soprattutto la città di Mercogliano ha risposto in massa con le proprie associazioni e tantissime altre, come avremo incontri di filosofia anche, come ci sarà un seminario da parte sempre della nostra associazione in collaborazione con le strutture regionali del CONI per come convivere con questo maledetto Covid ed iniziare le attività sportive. Però io credo, lo anticipo adesso, l'ho detto già ad altri vostri colleghi, che il peggio deve ancora arrivare, se non ci sapremo attrezzare. La domanda un dirigente scolastico farà entrare le società sportive quando la mattina deve far entrare nelle palestre i propri alunni. Allora credo che la proposta più saggia sia questa, che chi di dovere, casomai le amministrazioni provinciali e comunali, proprietarie degli impianti, devono intervenire per la sanificazione. Casomai
raggruppare l'orario da concedere alle associazioni sportive in un solo giorno, in due giorni, alla mattina alle 7, una ditta specializzata deve sanificare gli ambienti in modo tale che possano convivere le società sportive e appunto gli alunni delle scuole. Perché ricordate, i numeri parlano chiaro, migliaia di bambini fanno attività sportiva negli impianti pubblici e nelle palestre scolastiche e noi dobbiamo sostenere in questo modo. Troppo spesso si parla a pagine intere di situazioni arcaiche, credo che sia arrivato anche il momento di comprendere come bisogna riprendere l'attività sportiva per le cosiddette attività minori, che minori non sono, perché poi a noi minori, e io mi ritengo un minore in questo senso, chiedono le medaglie olimpiche e ad altri danno soltanto i finanziamenti. E noi abbiamo cercato di creare una sintesi, poi stiamo anticipando l'intervento che volevo fare in conferenza. Una sintesi è la rete, questo diciamo è il mio discorso, fare rete con l'associazionismo, fare rete con le istituzioni, con le società sportive naturalmente, e poi creare una sintesi tra tutte queste componenti in modo tale che diciamo creiamo una società migliore, sì. Questo è l'obiettivo in sintesi appunto che vogliamo, per cui invitiamo tutti e siamo presenti in ogni settore della vita sociale. Questo è l'obiettivo, non so se riusciremo a farlo. È naturale che le difficoltà sono state tante, perché quando stai organizzando in un modo e poi devi riorganizzarti anche mentalmente, anche con la paura che possa capitare qualcosa, anche perché bisogna stare attenti a distanziare e quant'altro, sembriamo tante mummie in questa conferenza stampa, tutti coperti, non è che come se dovessimo andare a fare qualche rapina in sostanza, ma noi non stiamo rapinando, ci stiamo difendendo. E allora vedi che tu devi lavorare il doppio. Tant'è che gli altri anni voi avevate il bel libretto che vi assegnavamo, quest'anno non ve lo possiamo dare, faremo, scansioneremo settimana per settimana le varie attività. Mi preme ringraziare naturalmente il sindaco di Mercogliano, Vittorio D'Alessio, che è sempre sensibile a questa attività. Noi abbiamo collaborato anni con il sindaco D'Alessio, per cui non è una novità che siamo qui ad organizzare le cose. Ringrazio naturalmente il presidente Roncelli, che è partito prestissimo per essere puntuale qui, a dimostrazione che noi lavoriamo con serietà e rispettiamo appunto le esigenze degli altri, di voi che lavorate per noi. Diciamo che abbiamo fatto l'impossibile affinché questa manifestazione quest'anno potesse realizzarsi anche secondo quelle che sono le prescrizioni relative al Covid-19. Infatti preciserò poi in conferenza stampa quali saranno le modalità con cui si realizzerà la manifestazione. Non siamo assolutamente pazzi ad organizzare manifestazioni eventi contro le DPCM o ordinanze regionali. Abbiamo disposto tutto quello che sono le misure di sicurezza, la manifestazione sarà svolta in una forma statica, sarà esclusivamente una manifestazione che possa essere di buon augurio per il prossimo anno. Non potevo abbandonare il presidente Saviano, il suo entusiasmo, la sua voglia di stare con i giovani.